La lezione di oggi ha come titolo Comunicare la ricerca attraverso il web e i social network. Quindi il tema principale, l'oggetto di questa nostra lezione-conferenza sarà quello di provare a capire quali sono le strategie e gli strumenti per diffondere la ricerca e quindi i prodotti che la comunità scientifica genera attraverso i nuovi media, che sono appunto degli strumenti generalisti a cui accedono tutti. Specialisti, soggetti che hanno certi tipi di competenze e conoscenze, ma anche, diciamo così, gente comune. Nuovi media, con nuovi media intendiamo soprattutto il web e i social network. È necessario, prima di partire all'interno di questo nostro viaggio nella comunicazione, distinguere il termine informazione da quello appunto di comunicazione. L'informazione, infatti, è semplice passaggio di dati da un emittente a un ricevente. La comunicazione invece è qualcosa di più complesso, è qualcosa che presuppone lo scambio, è qualcosa che presuppone, come già dal punto di vista etimologico la parola ci suggerisce, la creazione di una comunità. Nel nostro caso possiamo quindi pensare che la comunicazione della ricerca scientifica prevede la creazione di una comunità attorno al sapere. E quindi questa comunità non fa altro che attuare processi di significazione, di produzione del senso, attorno e a partire attorno e attraverso la ricerca. Quando si comunica attraverso degli strumenti che raggiungono un pubblico potenzialmente molto ampio di lettori, è necessario tener presente che all'aspetto divulgativo aggiungere all'aspetto divulgativo un'importante attività di traduzione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se tutte le scienze, quelle umanistiche, ma anche quelle fisiche, matematiche, ingegneristiche e così via, posseggono un loro vocabolario, ovvero sia un loro metalinguaggio, questo metalinguaggio, questo vocabolario non deve essere banalizzato, ma deve essere spiegato. E quindi, quando si comunica la ricerca, è bene attuare quello che abbiamo definito in questa slide dei processi di traduzione, cosa che è ben diversa dalla banalizzazione o da un eccesso semplificativo. Un altro aspetto che è molto pertinente, che riguarda molto da vicino i nuovi media, è quello del legame che bisogna cercare di costruire per attirare i pubblici tra la ricerca scientifica e l'attualità. La capacità che la comunicazione della ricerca ha, deve possedere, di incidere e di attrarre i pubblici è direttamente proporzionale alla capacità che il ricercatore assume su di sé di cercare di cogliere aspetti che all'interno della sua ricerca possono interessare anche problemi di attualità, problemi legati al contemporaneo. E questo, badate bene, non riguarda semplicemente o banalmente il fatto che le ricerche si devono rivolgere tutte a problemi di attualità. No, non è questo il punto. Il punto è invece quello di utilizzare argomenti di attualità, argomenti che sono all'ordine del giorno nell'agenda dei temi di cui si discute pubblicamente, come delle leve per sollecitare l'interesse dei soggetti sulla ricerca. Un altro aspetto importante è il secondo in questa slide, e cioè quello che abbiamo definito il dialogo tra le discipline. Dialogo tra le discipline che non deve essere generico, ma che appunto si deve focalizzare su un aspetto specifico, ben individuato, della ricerca stessa. Cioè, quindi, far dialogare le discipline, far dialogare le ricerche a partire da oggetti ben precisi. In questa slide vedete come il processo della ricerca, l'attività della ricerca, la produzione di progetti in generale, prevede la comunicazione e quindi la diffusione delle informazioni, la creazione di una comunità attorno al sapere in tutte le fasi. Si può informare sul progetto attraverso l'uso di newsletter, di brochure, oppure attraverso i social network. Si può informare sui risultati del progetto, costruendo un blog, facendo delle interviste, producendo dei video, creando degli articoli sui giornali o sui quotidiani o sui settimanali. E poi, oppure appunto facendo dei workshop oppure delle conferenze. E poi aspetto, ultimo ma non meno importante, è quello che riguarda la possibilità di rendere accessibili
i risultati delle ricerche. E questo, come vedremo poi nell'ultima parte di questa lezione, è un aspetto molto importante per il web, proprio perché il web permette in maniera estremamente potente, estremamente forte, di rendere disponibili i risultati delle ricerche. E quindi in questo caso si fanno pubblicazioni scientifiche, ma come si può vedere è possibile anche condividere i contenuti in archivi digitali più o meno aperti. Un altro elemento da tenere presente è la differenza tra comunicazione, costruzione di una comunità attorno al sapere, e disseminazione. Come molti di quelli che fanno ricerca hanno ben presente, oggi la progettazione europea, che è una delle fonti di finanziamento principali della ricerca stessa, prevede all'interno dei bandi una voce molto importante, che è quella della disseminazione della ricerca. Ora, quali sono le differenze tra comunicazione e disseminare, diffusione, disseminazione e diffusione della ricerca? Bene, come vediamo in questa tabella, la comunicazione copre l'intero progetto, compresi i risultati, mentre invece la disseminazione, che è uno degli aspetti specifici richiesto in maniera esplicita dalla comunità europea quando si partecipa a bandi per la progettazione europea, la disseminazione riguarda soltanto la copertura dei risultati, quindi la diffusione dei risultati. La comunicazione inizia e segue e termina, oppure si sviluppa anche dopo, la fine stessa del progetto. La disseminazione accade ogni volta che i risultati sono disponibili. La comunicazione riguarda l'audience più vasto possibile, specialistico e non. La disseminazione riguarda invece audience specifici, gruppi di ricerca che si occupano degli stessi temi, professionisti, policy maker, organizzazioni e via discorrendo. La comunicazione ha come obiettivo quello di informare e ingaggiare, cioè coinvolgere la società civile per fare in modo che questa possa ottenere dei benefici dalla ricerca stessa. La disseminazione è la possibilità, come obiettivo, quello di rendere disponibili ed eventualmente utilizzabili i risultati stessi della ricerca. Una precisazione prima di procedere avanti. Per la progettazione europea, cioè quel tipo di progettazione che richiede i finanziamenti europei, la disseminazione e la comunicazione del progetto sono entrambi aspetti importanti, centrali. È necessario quindi comunicare la ricerca, ma anche disseminarla, sempre e anche nel caso specifico dei progetti che hanno ottenuto un finanziamento europeo. Quando si comunica per il web, oltre ovviamente a dare informazioni corrette, precise e puntuali, bisogna sempre avere presente chi è il nostro lettore, chi è il nostro lettore ideale, lettore modello. E quindi è bene, quando si utilizzano gli strumenti del web, ma in generale quando si comunica anche al di fuori del web una ricerca o un qualsiasi altro tipo di contenuto, domandarsi chi sono i nostri lettori. Il web aggiunge a questa prima, diciamo, domanda un altro aspetto, cioè quello di stimolare, abbiamo scritto, la condivisione e l'interattività. Quindi il testo, i contenuti in generale, perché non sono solo testuali, ma possono essere anche visivi, sonori e via discorrendo, devono essere prodotti in modo tale che gli utenti siano invogliati a condividere, commentare, sperimentare a loro volta, a partire dal progetto che stiamo comunicando. Quindi un contenuto pensato per il web, pensato per essere comunicato attraverso il web, deve stimolare la condivisione e suggerire stimolare anche l'interattività. Come abbiamo già detto all'inizio di questa nostra lezione, quando si comunica attraverso il web è necessario semplificare, ma questo non vuol dire banalizzare. Più che altro, come abbiamo già detto, è importante tradurre e rendere più accessibile possibile il metalinguaggio utilizzato da quella scienza che il ricercatore ha sfruttato per portare avanti il suo progetto. Quindi non banalizzare, ma attuare una procedura, un processo, potremmo dire, di traduzione e quindi di maggiore accessibilità dei contenuti della ricerca. Sul web, parole e immagini hanno la stessa importanza. Come
come sa chiunque abbia navigato sul web, le pagine web, i siti web non sono mai siti fatti di solo testo, ma spesso il testo è accompagnato dalle immagini, e le immagini non sono semplici, diciamo, elementi di rottura della continuità testuale, ma hanno un valore esplicativo, oltre che, potremmo dire, semplicemente di abbellimento, di contorno. Hanno un'importanza pari a quella del testo scritto. Quando si pianifica una campagna, perché, come abbiamo detto, la comunicazione segue tutte le fasi della ricerca, dall'inizio e quindi dall'individuazione delle problematiche fino alla diffusione dei risultati raggiunti, allora, quando si pianifica una comunicazione che va, diciamo, di pari passo con la ricerca, è bene individuare il nostro, porsi alcune domande. E quindi, oltre al target, comunicare la ricerca vorrà dire porsi queste domande. Dove vogliamo pubblicare? Dove vogliamo attuare la nostra comunicazione? Su quali piattaforme? Chi? E questa domanda ha due sottodomande, potremmo dire. Chi è che si occuperà della comunicazione della ricerca? Un ufficio stampa dedicato? Il ricercatore stesso? Una parte del suo team? Ma anche, come abbiamo già visto, qual è il suo audience? Quali saranno i pubblici che leggeranno la storia, lo storytelling, il racconto della ricerca? Un'altra domanda che dobbiamo porci quando decidiamo di comunicare, e nel nostro caso specifico comunicare la ricerca scientifica, è il come. Quale impatto comunicativo vogliamo raggiungere? Quali linguaggi vogliamo utilizzare per relazionarci ad audience specifici oppure ad audience generalisti? Quindi vogliamo comunicare semplicemente alla comunità scientifica oppure vogliamo comunicare, parlare, entrare in dialogo, entrare in comunità con i pubblici generici che vivono all'interno del web? Quando ci poniamo la domanda del linguaggio, essa ha, diciamo così, un doppio livello, cioè quale lingua vogliamo utilizzare e, come abbiamo già visto, che tipo di linguaggio, cioè appunto una semplificazione ma mai una banalizzazione del linguaggio stesso. Altre due domande, quando vogliamo pianificare la comunicazione attraverso il web e quindi attuare una vera e propria social strategy, ci dobbiamo domandare cosa vogliamo condividere? Quanto tempo vogliamo dedicare della nostra ricerca, della nostra attività lavorativa alla comunicazione? E infine quando? Quando è meglio condividere? Sappiamo benissimo che la rete è un flusso costante di informazioni, in cui molto spesso si genera un sovraccarico informativo. Sono troppi gli stimoli per produrre attenzione. E allora è molto importante il timing, scegliere quando pubblicare nella giornata, oppure appunto pianificare strategicamente quando e quali risultati della ricerca o del racconto della ricerca vogliamo rendere fruibili. In questa parte della lezione andiamo a vedere quali sono le principali piattaforme di social networking e cerchiamo di capire insieme quali possono essere gli utilizzi ottimali per la comunicazione della ricerca. La prima piattaforma che voglio mostrarvi è Twitter. Twitter è un social network, meglio una piattaforma di microblogging, che prevede una restrizione nel numero dei caratteri. Infatti possiamo condividere soltanto 280 caratteri a tweet, non di più. Il testo può essere però anche affiancato da video e da immagini. Cosa conviene condividere su Twitter? Allora, brevi commenti, ma anche e soprattutto informazioni in diretta della nostra ricerca, in modo tale da raggiungere in maniera rapida e istantanea il pubblico. Oppure ancora possiamo ricondividere contenuti prodotti da altri profili su Twitter, che però sono pertinenti al tipo di contenuti che noi stessi produciamo. Voglio porre l'accento su un aspetto che riguarda la timeline di Twitter. La timeline di Twitter, cioè la bacheca, potremmo dire, di Twitter, all'interno della quale scorrono i tweet, ha un criterio di organizzazione cronologico. Quindi è molto importante in questo caso pensare Twitter come davvero qualcosa che permette
diciamo, di informare istantaneamente il pubblico. Facebook è il social network più diffuso al mondo, con il numero maggiore di profili registrati, e quindi un social network come Twitter, ma forse più di Twitter, generalista, che quindi ci permette di raggiungere davvero un pubblico vastissimo. Cosa possiamo condividere su Twitter, su Facebook? A differenza di Twitter, su Facebook il testo può avere una lunghezza che non deve essere stabilita a priori. Si consiglia comunque di non superare mai nei propri testi, nei propri post su Facebook, le 2-3 righe. Accanto al testo è sempre consigliato condividere su Facebook anche immagini o link, oppure video o GIF e via discorrendo. Ora, essendo un social network molto diffuso, è molto importante saper utilizzarlo e quindi costruire la nostra pagina Facebook in modo tale che essa rispecchi nel modo più fedele possibile quelli che sono i nostri obiettivi di ricerca, la nostra etica professionale, i risultati che vogliamo ottenere, quindi che dia un'immagine coerente del progetto culturale che abbiamo in mente. Ovviamente su Twitter, proprio perché è un social network molto generalista, è bene non utilizzare una comunicazione formale, istituzionale, è invece preferibile condividere contenuti brevi e con un tono informale. All'interno di Twitter noi abbiamo due soluzioni principali, per due soluzioni di utilizzo principali. La prima è quella di creare una pagina Facebook. Le due soluzioni non sono escludenti, ma possono essere adottate entrambe. La prima soluzione è quella di creare una pagina Facebook. Una pagina Facebook è differente da un profilo utente, perché di solito una pagina Facebook non corrisponde a una persona, ma è un profilo istituzionale. I profili su Facebook hanno degli amici, le pagine Facebook hanno dei fan che mettono mi piace, mettono il like sulla pagina. Inoltre, la pagina Facebook ha il vantaggio di poter essere utilizzata e gestita da più utenti, che a loro volta, a partire dall'amministratore, hanno ruoli differenti. E quindi avremo appunto l'amministratore, ma avremo anche l'editor, il revisore, quello che si occupa delle sponsorizzazioni a pagamento, e ciascuno di loro potrà gestire in modo diverso lo stesso spazio comunicativo su Facebook, la stessa pagina. Un altro elemento molto importante per aumentare engagement e quindi stimolare, come abbiamo detto, la condivisione e l'interattività attorno al nostro progetto è il gruppo. I gruppi Facebook sono utilizzati per scambi tra membri che sono interessati ad argomenti specifici, sono un po' l'evoluzione dei forum. E quindi all'interno dei gruppi Facebook i contenuti vengono prodotti sostanzialmente da utenti interessati a un argomento specifico. A differenza delle pagine Facebook, dove, come abbiamo già detto, soltanto alcuni utenti autorizzati e che hanno dei ruoli specifici possono pubblicare dei contenuti, nel caso dei gruppi invece tutti possono pubblicare dei contenuti purché siano stati accettati all'interno del gruppo e autorizzati alla pubblicazione. Quindi diciamo che il gruppo Facebook è il luogo dell'interattività, della socialità del nostro progetto. Per finire, all'interno di questa carrellata sui principali social network e sui loro modi di utilizzo ai fini della comunicazione e della ricerca, voglio parlarvi brevemente di LinkedIn. LinkedIn, a differenza di Twitter e ancora di più a differenza di Facebook, non è un social network generalista, ma è un social network nato per scambiare contenuti, informazioni relative al mondo del lavoro. Quindi è un social network per professionisti. Anche su LinkedIn, come per Facebook, si possono condividere senza grandi restrizioni qualsiasi tipologia di contenuto, che sia testo, che sia immagini, che sia video e via discorrendo. Proprio per la sua natura di network nato per professionisti e per professionisti in ambito della ricerca del lavoro, allora LinkedIn può essere utilizzato per la comunicazione della ricerca, per creare informazione e comunità attorno a reti specifiche, reti di soggetti che sono interessati a quell'argomento e quindi alla nostra ricerca e che magari possono utilizzare la ricerca che stiamo portando avanti a fini
diciamo, a fini professionali. Il web che viviamo oggi è un web cosiddetto 2.0, cioè un web basato sostanzialmente sulla produzione di contenuti da parte degli utenti. Quindi la comunicazione non è dall'alto verso il basso, quindi top down, ma è bottom up, cioè è un tipo di comunicazione, un tipo di diffusione, di condivisione dei contenuti che a partire dagli utenti si diffonde. All'interno di questa, diciamo, architettura del web che utilizziamo oggigiorno, è importante mettere l'accento sulle modalità con cui i contenuti vengono, come dire, archiviati e resi accessibili. Innanzitutto, il modo con cui si gestiscono e vengono, come dire, organizzati vengono organizzate le grandi quantità di dati sul web, richiama il concetto di folksonomy, che è una parola composta che vuol dire appunto tassonomia creata dal basso, dal popolo, dalla comunità. L'obiettivo è quello sostanzialmente di creare delle chiavi, dei database, delle modalità di organizzazione e gestione dei contenuti che siano generate direttamente dagli utenti. Per richiamare questo tipo di categorie, questo tipo di folksonomy, vengono utilizzati soprattutto da un social network, ad esempio come Twitter, ma anche da altri come Instagram e in misura minore da parte di Facebook, gli hashtag. Quando si utilizza un hashtag, cioè si aggiunge il cancelletto alla parola, la parola diventa linkabile. Quindi che cosa succede? Si creano dei collegamenti. E quindi cliccando su quella parola, la piattaforma che stiamo utilizzando ci permetterà di ottenere tutti i risultati in tempo reale che contengono quella stessa parola. Per cui diciamo che l'hashtag è un aggregatore tematico che si sviluppa, cresce, si espande o muore a seconda di quelli che sono gli interessi degli utenti. Il web ci permette di raggiungere una grande quantità di persone, ci permette di entrare in comunicazione con molte persone. I rischi li abbiamo già detti, ne abbiamo già parlato, anche se brevemente. Abbiamo già accennato al sovraccarico informativo, ovvero la mole di informazione è tale per cui vige il principio della distrazione piuttosto che dell'attenzione. Ma è anche vero che potenzialmente il web è uno strumento abbastanza aperto e abbastanza ricco di pubblici e che quindi ci permette di raggiungere in maniera molto rapida e con risorse economiche non eccessivamente elevate, come ad esempio nel caso della carta stampata, un numero davvero alto di lettori, di audience, di pubblici interessati a quelle che sono le nostre ricerche. Fatto salvo ovviamente quanto abbiamo già detto fino adesso, cioè utilizzare un tipo di linguaggio accessibile, sfruttare in maniera intelligente i link ipertestuali ed inoltre far dialogare costantemente la nostra ricerca con quelli che sono tematiche, oggetti, problematiche che coinvolgono la società civile. Come si rendono però disponibili questi contenuti? Quali sono i criteri attraverso i quali i ricercatori possono o devono mettere a disposizione dei pubblici più o meno specifici, più o meno specialistici, più o meno interessati quella che è la loro attività di ricerca? Bene, con la nascita di internet il problema della proprietà intellettuale e dell'accessibilità delle informazioni e nel nostro caso l'accessibilità delle ricerche è diventato di estrema attualità. Innanzitutto si è sviluppato all'interno dei sistemi bibliotecari un tipo di criterio che sempre più, in maniera sempre più massiccia, viene adottato, che è quello dell'open access, l'accesso aperto, cioè l'accesso libero e immediato ai risultati della nostra ricerca. Qual è il principio dell'accesso dell'open access? È che i risultati delle ricerche finanziate dai fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili.
Questo da un punto di vista etico. Da un punto di vista dell'impatto che la ricerca può ottenere, l'open access è molto importante perché ci permette di sfruttare le potenzialità del digitale e della rete per disseminare e condividere senza restrizioni, senza grandi restrizioni. Quindi, quali sono i vantaggi dell'open access? Le idee circolano di più e più velocemente, i risultati delle ricerche ottengono maggiore visibilità, quindi potenzialmente un numero più elevato di citazioni e quindi un maggiore riconoscimento. Paradossalmente, l'open access permette ai ricercatori di ottenere notorietà, potremmo dire, cioè maggiore visibilità. Inoltre, la ricerca diventa più trasparente. Se una ricerca è stata finanziata da fondi pubblici, è bene infatti che sia resa disponibile in open access, proprio perché l'open access è una modalità libera di accesso. Due sono le vie dell'open access, cioè delle modalità di condivisione libera dei contenuti della ricerca. La cosiddetta Green Open Access e la Gold Open Access. La Green Open Access è anche definita come self-archiving, la Gold Open Access è anche chiamata Open Access Publishing. Dico fin da subito che l'Open Access Publishing non va confusa con il self-publishing, cioè l'autopubblicazione. Vediamo brevemente come si distinguono i due tipi di open access. La Gold Road e la Green Road. La Green Open Access o Self-Archive e l'Open Access Publishing, cioè la Gold Road dell'open access. Nella Gold Road, cioè la pratica, diciamo, come dire, prediletta per l'open access, l'autore pubblica su riviste ad accesso aperto che garantiscono tutte quelle procedure restituiscono validità, scientificità alla ricerca, e in modo particolare la peer reviewing. Quindi sono riviste scientifiche, nel vero senso della parola, che quindi rispettano tutti i canoni richiesti dalla comunità scientifica, ma che appunto sono ad accesso aperto, sostanzialmente gratuito. La Green Road è invece una via intermedia che cerca di dialogare e di coniugare l'accessibilità con l'editoria tradizionale. Nel caso della Green Road cosa accade? Accade che l'autore deposita la versione finale del suo saggio, del suo lavoro, della sua pubblicazione su riviste tradizionali, ovviamente scientifiche e spesso a pagamento, ma queste riviste e il saggio che è stato pubblicato su queste riviste è reso anche disponibile su archivi aperti, archivi che ovviamente rispettano sia la proprietà intellettuale, il cosiddetto copyright, sia le regole editoriali della rivista su cui originariamente è stato pubblicato il contenuto. All'interno dell'open access e più in generale della produzione di contenuti creativi e scientifici all'interno del web, bisogna mettere l'accento su un altro aspetto, quello della proprietà intellettuale e del Creative Commons. Che cos'è il Creative Commons? Sappiamo, diciamo prima cos'è la proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale è il diritto di possedere quel determinato tipo di contenuto, perché stiamo ovviamente parlando di beni immateriali in questo caso, e ovviamente la possibilità anche di ottenere come dire, dei vantaggi economici da questo tipo di proprietà intellettuale. Ora, le licenze Creative Commons nascono con internet e non sono assolutamente un'alternativa al copyright, ma lavorano a fianco del copyright, cioè della proprietà intellettuale, soltanto che consentono di modificare le maglie, stringendole e allargandole, del copyright, soddisfacendo al meglio le esigenze di chi produce contenuti creativi e anche di chi produce e chi fa ricerca. Quindi, detto in altri termini, il Creative Commons garantisce che il copyright si trasformi da tutti i diritti sono riservati ad alcuni diritti sono riservati.
e quindi possiamo far variare i diritti riservati a seconda delle esigenze. In quest'ultima slide relativa all'open access vedete quali sono le licenze Creative Commons che ben si adattano alla definizione di open access. Possiamo produrre e diffondere i risultati della nostra ricerca e la nostra ricerca in generale attraverso una Creative Commons Zero, cioè una licenza di pubblico dominio. Oppure possiamo rendere il nostro contenuto in open access, la nostra ricerca diffusa in open access, con il diritto di attribuzione. Quindi un utente può utilizzare i risultati della ricerca, ma lo deve fare attribuendo, citando l'autore. Oppure ancora, possiamo rendere disponibili in open access i contenuti della nostra ricerca, obbligando chi utilizza i risultati della nostra ricerca a dare l'attribuzione, quindi chi bisogna citare la fonte e bisogna condividere allo stesso modo il contenuto. Oppure infine, in alcuni casi, possiamo utilizzare la licenza attribuzione ma non derivati per l'open access. Quindi vuol dire che dobbiamo sempre citare la fonte, ma non possiamo produrre, diciamo così, opere derivate da quella che abbiamo diffuso inizialmente. Il nostro percorso si conclude qui. Abbiamo quindi visto come i nuovi media, in modo particolare il web e i social network, siano davvero un grande strumento per raccontare la ricerca e per far sì che la ricerca si avvicini sempre di più ai pubblici, alla società civile, la quale a sua volta può utilizzare, attraverso il tipo di licenze e di accessibilità che la rete concede, i contenuti, i risultati della nostra ricerca per generare nuova conoscenza. Grazie.